Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Oggi parleremo delle patologie degenerative della colonna lombare e lo faremo insieme al professor Pierpaolo Mura, che è in collegamento con noi da Cagliari. Buonasera professore, è un piacere riaverla qui. Buonasera altrettanto. Affrontiamo un argomento importante per la salute dell'essere umano. Iniziamo a dire che, come sappiamo, il mal di schiena è molto frequente nella popolazione generale ed è frequente quasi quanto il raffreddore. E nel 90-92% dei casi, quindi utilizzando dei numeri, delle percentuali, sappiamo che il mal di schiena ha un'origine muscolare, tendinea, fasciale e legamentosa. Ci tengo a ricordare che la colonna vertebrale non vive da sola, ma è circondata, supportata, sostenuta e protetta da muscoli, tendini, fasce e legamenti. Si tratta di strutture riccamente innervate che quindi, a seguito di un traumatismo, di un movimento brusco o di un tipo di lavoro anche gravoso che può determinare un affaticamento di queste strutture, bene, queste strutture possono diventare causa di dolore. Il paziente ovviamente si preoccupa perché il dolore può essere anche particolarmente importante, si reca generalmente dallo specialista, il quale, eseguendo tutti gli accertamenti del caso, può arrivare a rassicurare il paziente nel senso di affermare che la causa è muscolare, tendinea, fasciale, legamentosa. Il peso tra una causa muscolo tendinea, fasciale, legamentosa e la causa vertebrale è assolutamente differente. Infatti, nella restante percentuale, quindi 8-10% dei casi, il motivo del dolore lombare è vertebrale. E come sappiamo, le malattie vertebrali sono più di una, ma quella più comune e quella più frequente è la malattia degenerativa artrosica. Il termine osi di artrosi significa in effetti che le varie componenti vertebrali si consumano, si usurano, si ammalano e degenerano. Tutti gli esseri umani nascono con una predisposizione genetica ad ammalare per una determinata malattia, ma perché questa malattia si esprima è necessario che esistano dei fattori di rischio e i fattori di rischio sono diversi. Il tipo di lavoro rappresenta un fattore di rischio importante. Anche la dieta, anche il fumo di sigaretta e quant'altro rappresentano dei fattori di rischio importanti. Anche l'età che avanza ugualmente è un fattore di rischio per queste malattie. E quindi il paziente si reca dallo specialista perché soffre per un male alla schiena, che assume un carattere di maggiore importanza rispetto a quello che l'origine muscolo tendinea può determinare, non in termini di entità del dolore, perché anche il dolore muscolo tendineo nelle prime settimane può essere particolarmente importante, ma generalmente in termini di durata del dolore, in termini di limitazione della qualità della vita che il dolore può determinare, e anche il fatto che un programma combinato di cure comuni non sia capace di risolvere la sintomatologia dolorosa. In questi casi, quindi, il paziente, come sempre, viene ascoltato per quanto riguarda la storia che ha da raccontare, viene visitato e vengono osservate determinate immagini. Un'immagine, quella più, diciamo, di prima scelta, è un esame di risonanza magnetica che consente di osservare nel dettaglio la qualità delle varie componenti vertebrali. Come sappiamo, o se non lo sappiamo, lo ricordiamo, la colonna vertebrale è un sistema complesso, è come un palazzo di 30 piani, ogni piano è costituito da diverse componenti ed ogni componente ha una sua funzione specifica. Fino a che l'anatomia di questa struttura si mantiene normale, evidentemente non esiste un disturbo vertebrale. Il problema è appunto quando l'anatomia si modifica per tutti i motivi di cui ho detto prima. E evidentemente questa modifica della normale anatomia determina dei sintomi di grado più o meno importante. Quindi la malattia artrosica è la malattia
più frequente, più comune nell'ambito delle malattie vertebrali che può affliggere il paziente, il quale può accusare un dolore che diviene cronico, che diviene invalidante e che diviene refrattario alle cure comuni, tanto che l'obiettivo è quello di risolvere il problema. E quindi in questi casi si può arrivare anche ad un'indicazione chirurgica. Io dico sempre che la chirurgia non viene indicata per pura fantasia, ma quando esistono determinati elementi, che sono la durata del dolore. Appunto, quando parliamo di un dolore cronico, parliamo di gli diamo un significato importante, di un dolore invalidante tale da limitare la qualità della vita del paziente e di un dolore che non trae beneficio alle cure comuni. Quindi in questi casi la chirurgia non ha alternative. Vediamo, questa è una colonna lombare che noi stiamo osservando di spalle, quindi proiezione cosiddetta frontale o coronale, e laddove osserviamo la modifica, e qui la stiamo osservando di profilo, osserviamo la modifica della normale anatomia. La radiografia standard ha sempre un significato importante, è l'unico esame che il paziente può eseguire mantenendo una posizione eretta, e macroscopicamente mostra le modifiche della colonna lombare. Vediamo nel tratto inferiore i corpi delle vertebre, che sono quei rettangoli grigi, che sono molto vicini uno con l'altro, perché lo spazio che distanzia i corpi vertebrali è notevolmente ridotto, e nella radiografia noi non vediamo la struttura che è interposta tra i corpi vertebrali, ma sappiamo esistere una struttura fibrocartilaginea che chiamiamo disco. Il disco ha una funzione molto importante. Ecco, vediamo ancora questa immagine. In questa immagine vediamo sempre sul piano frontale una curva scoliotica, una colonna vertebrale che non è rettilinea come dovrebbe essere, ma presenta una curva di scoliosi. Ecco, vediamo, soffermiamoci un attimo, vediamo l'intervento chirurgico, nel senso che a tutt'oggi l'intervento chirurgico, pur con le nuove conoscenze, le nuove tecnologie, si avvale sempre in questi casi di una stabilizzazione del tratto vertebrale ammalato. Per stabilizzazione si intende costruire un'impalcatura con dei mezzi di sintesi, con le possiamo chiamare anche protesi, che ripristinano la stabilità. La scienza molto affascinante, almeno per me, che coordina, che gestisce la colonna vertebrale, si chiama biomeccanica. Uno dei concetti della biomeccanica è la stabilità. Quando la colonna vertebrale si ammala, diventa instabile, e l'instabilità è causa di dolore. Quindi noi dobbiamo ripristinare la stabilità, e lo facciamo appunto in questo modo. Qui vediamo un'altra immagine, sempre una colonna vertebrale lombare vista di profilo, con delle modifiche degenerative artrosiche importanti, sempre correlata con dei pazienti severamente sintomatici. E questo è l'intervento chirurgico eseguito sempre con dei sistemi di stabilizzazione. Quando il paziente, e questo non è non comune, il paziente oltre al mal di schiena accusa dolore radicolare, quindi lungo le radici nervose, perde in misura più o meno importante la funzione di camminare, alla stabilizzazione si associa una decompressione sulle strutture, sui tessuti nervosi, quindi bisogna liberarli e restituire loro le normali funzioni. Questo è in linea generale il problema importante delle malattie artrosiche degenerative della colonna lombare. Professore, quindi una volta stabilizzata la colonna, il paziente avrà risolto il suo problema, nel senso il dolore e anche la possibilità di camminare, quindi?
Allora, l'obiettivo è certamente quello di risolvere il problema, quello di offrire al paziente una migliore qualità di vita e nella maggior parte dei casi, in percentuale molto elevata, questo obiettivo riusciamo a raggiungerlo. Quindi i pazienti generalmente sono soddisfatti del risultato che ottengono, perché generalmente il dolore, a parte i primi mesi del decorso post-operatorio, il dolore generalmente si risolve e così pure la capacità di camminare si recupera. Quindi i risultati in percentuale elevata sono buoni. Benissimo, professor Mura, io la ringrazio moltissimo per essere stato qui e per averci parlato di un argomento che riguarda così tante persone. Grazie. Grazie, ringrazio, grazie a lei. E grazie a tutti i nostri telespettatori per averci seguito fino a questo momento. Io vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.